E anche lo sport amatoriale deve fare i conti con le conseguenze della pandemia, ci spiega perché Giorgina Zapparoli. Viaggiamo intorno dal 40 al 30% di persone rispetto a prima. Tiriamo avanti coi denti. Lo sport amatoriale è una delle grandi vittime del Covid. A 2 anni dall'inizio della pandemia, quasi la metà delle associazioni affiliate WISP ha chiuso e quelle che vanno avanti lo fanno tra mille difficoltà. 2 anni di sofferenza per le tantissime associazioni che compongono il tessuto sportivo amatoriale, che hanno vissuto momenti alterni di speranza, di ricaduta, di ripartenza, e ora siamo di nuovo in un momento decisivo. Dopo un inizio promettente con le iscrizioni d'autunno, la quarta ondata è una nuova doccia fredda sulle speranze di normalità. Per gli impianti sportivi, poi, che hanno costi di gestione fissi, la situazione è ancora più critica e c'è chi ha dovuto indebitarsi. In particolare le piscine, che hanno costi altissimi solamente per esistere, di conseguenza se l'utenza non c'è o è in numero insufficiente, automaticamente tutto questo si trasforma in disavanzo. Distanziamento in vasca significa ridurre le corsie, moltiplicare i corsi e, come in palestra, fare i conti con le regole che cambiano di continuo. Una situazione estenuante anche per i genitori, che in molti casi rinunciano allo sport per i figli. Poi c'è la paura del contagio, che allontana anche tanti adulti dallo sport. È stata proprio ansia, paura, tanto per il discorso Covid, ma soprattutto anche per un discorso proprio lavorativo, economico. Molti insegnanti hanno cambiato lavoro in questi 2 anni. Li abbiamo persi, gente professionista che è andata a fare l'impiegato o fatto i concorsi alle poste perché non si fidava più della situazione. Figlie della pandemia sono anche le lezioni di ginnastica da remoto, con la webcam come unico contatto. Chi resiste in presenza invece deve navigare tra tamponi e certificati rafforzati, ma c'è chi non si perde d'animo. Inizio l'anno con l'iscrizione in palestra perché c'è bisogno di movimento, perché il movimento fa bene alla mente e al corpo.